Lunga, la squadra di Mister De Patre, è Galassi col pallone in questo momento, cerca la profondità di Lapadula, Lapadula in mezzo, conquista un altro deviato in calcio d'angolo. È il numero 4 Tamasi che adesso si incarica dopo la sessione di acquisti di gennaio. E ancora, e stavolta è Galassi a segnare in battuta il 2-0 del Parma contro la Juventus. Un risultato incredibile in questo momento. Il Parma veramente sta sconfiggendo con un risultato al nono minuto del primo tempo. Una Juventus prima in classifica che però non riesce a bloccare la tattica di questa squadra sui calci d'angolo. Bellissimo gol di Lorenzo Galassi, che da ex capitano segnato più che da capitano. Insomma, un momento molto importante per la squadra che sta dimostrando veramente un ottimo gioco. C'è ancora il numero 7 da numero 2. La Juve, l'inserimento, ancora Galassi, cerca di ripartire. Riparte ancora il Parma, adesso sempre con Galassi. Palla lunga per Lapadula, che arriva sul fondo. Lancia in mezzo, devia. Tamasi sul lato per Traoré. Traoré cerca di avanzare, fermato da due uomini della Juve, ma ancora il pallone. Traoré riesce a toccare per Galassi. Galassi ancora lungo per Lapadula, che tocca leggerissimo avanti. Di 3-1 per la Juventus a Torino. Rogliari, Galassi. Rogliari viene superato da un passaggio per il numero 9. È la Juventus che si gira ancora davanti al pallone. Adesso il numero 7. Un pressing da parte di Mohamed Traoré molto intenso. La palla ancora alla difesa della Juventus, che ancora cerca di affidarsi a un lancio lungo in direzione di Esposito, onnipresente. Scusate, in questo caso era il numero 9 Terrazzino. Palla ancora al Parma. Galassi al pallone, cerca di impostare, lancia lungo per Lapadula, che si trova di fronte a Bambà, cerca di saltare l'uomo. Non ci riesce in appoggio Ogliari, che crossa in mezzo. Palla ribattuta. Galassi rimette in difficoltà il laterale juventino. Il cross di Lapadula. Palla in mezzo, ancora in mezzo. Ed ancora Galassi segna una doppietta. Difesa colpevolissima della Juventus, che liscia completamente gli interventi. 3-0 per il Parma, doppietta di Galassi. E questa squadra effettivamente ha colpito in un paio di occasioni. Cosa c'è, arbitro? Siamo al 42esimo del primo tempo e il Parma conduce per 3-0 sulla Juventus. Libera, fase piuttosto concitata del gioco. Galassi che libera per il numero 7 Finocchio, ancora Galassi e Bernasconi, ma il numero 8 Galassi lancia in mezzo. Kovic, si gira Kovic, toccato per l'arbitro, non c'è fallo. Traoré conquista il pallone, Galassi. Era un tocco netto, fallo del numero 10 Iago ai danni di Galassi, fallo duro. L'arbitro non ha ritenuto di sanzionare l'intervento a centro area del numero 4 Giandonato, molto dubbio, ai danni di Kovic. Scusate, era il numero, ecco l'intervento, la Padula, Bernasconi rimane a terra, ma è Galassi che lancia, numero 9 Kovic, in mezzo, riparte il Parma, Galassi di testa, libera ancora Galassi per la Padula, affrontato duramente da Bambà, fallo.
Siamo al 18° del secondo tempo. Risultato, ricordiamolo, di 3-0 per il Parma con la doppietta di Galassi e il gol di Abel Gigli. Ma adesso è punizione dal limite per il Parma. Tre giocatori dal piede molto buono e in questo momento possiamo dire anche molto caldo, che sono la Padula, Galassi e Tamasi. Anche De Frel sistema la palla. Siamo al 20° del secondo tempo. L'insoglio sistema la barriera della Juventus. Probabilmente battuta di seconda per il Parma. Vedremo chi dei quattro sul pallone calcerà. Egg e la Padula, che purtroppo d'esterno butta fuori. Toccato male il pallone da parte della Padula, un'occasione sprecata da parte del Parma. Galassi di testa, ancora l'indirizzo di Kovic, Bamba e la Padula. Kovic per Galassi, cerca ancora la Padula, lo trova, ma è la Juventus che chiude bene, spazza via il pallone. Riparte ancora la Juventus con il numero 10 Iago. Ancora Iago col pallone in mano, ma col pallone fra i piedi, ma è Galassi che tocca e butta e rimessa laterale. Numero 7 Esposito. Tocco di Galassi che mette per la Padula, lancio lungo a liberare, ottimo intervento di Galassi. Ogliari allunga in direzione di Kovic, ancora palla per Galassi che avanza, cerca di guardare il gioco, cerca di vedere l'uomo e viene toccato fallosamente dal numero 4, ammonito all'indirizzo di De Vitis. Galassi lungo per Grégoire De Frel che stoppa il pallone, ancora affrontato da due uomini, cerca ancora il numero De Frel, ha bisogno dell'appoggio di un compagno e perde il pallone, rimessa laterale per la Juventus. Ancora la Juve che cerca la rimessa lunga. Traoré con molto maestria evita l'intervento di Fischner. Galassi che cambia il gioco sulla fascia, cerca, aspetta l'inserimento di qualche compagno, ritorna indietro per Palumbo Tamasi lungo all'indirizzo di Kovic, di La Padula, portiere della Juventus che conquista la palla. Ancora stavolta è Gigli che ferma Iago. Ogliari passa indietro all'indirizzo di Russo che rimette ancora per Ogliari. E Tamasi sul pallone, la Padula sul pallone. Buono il passaggio di Galassi e viene fischiato invece il fuorigioco da parte che lancia lungo l'indirizzo di Esposito, di Fischler, La Padula, Galassi in mezzo a tre uomini si libera passando a Kovic. Kovic tiene il pallone. Ancora un fallo da Juventus che ha fatto tutto da solo, ma è centrale di centrocampo che entra al posto di Galassi, salutato con un lungo applauso da parte del pubblico, autore di una doppietta oggi. Bellissima prova del centrale di centrocampo del Parma. Uveges